Eccoci per un'altra puntata di Up and Down. Oggi vogliamo parlare di associazionismo e movimenti. La crisi economica e gli scandali politici hanno fatto sì che ci fosse una grande disaffezione dei cittadini nei confronti dei partiti e questo fa sì però che non c'è poca voglia di partecipare alla vita politica, anzi c'è grande voglia di partecipare e di partecipazione e per questo nascono associazioni e movimenti. Oggi ne parliamo con Sergio Destito, che è uno dei fondatori di Rete Italiana Democratica. Grazie per essere qui. Buonasera. Allora, i dati politici delle elezioni fanno capire grandemente che la gente si è allontanata. L'astensionismo, diciamo che è quello che ha fatto da padrone come dato politico, oltre alla vittoria ovviamente delle sinistre. Perché fondare un'associazione? Abbiamo deciso di fondare il movimento Rete Italiana Democratica perché pensiamo che sia giunto il momento di impegnarsi seriamente e attivamente nella sfera politica, sociale e culturale di questo paese. Pensiamo inoltre che sia anche importante stimolare la partecipazione democratica dei cittadini nella speranza di poter creare sul serio una futura classe dirigente, in modo tale da poter riprendere un po' le redini di quello che è il bene comune. Vogliamo dire a tutti i telespettatori che nella vostra associazione non ci sono figure politiche, non c'è nessun politico. È una scelta? Assolutamente sì, è una scelta. In fase di costituzione del movimento abbiamo posto quella condizione come condizio sine qua non, proprio perché non volevamo all'inizio avere nessun politico che con la sua esperienza potesse condizionare la nascita del movimento. Di fatto, Rete Italiana Democratica nasce dalla determinazione di alcune persone, di alcuni professionisti, proveniamo tutti dalla società civile, che abbiamo pensato di mettere a servizio quello che è il nostro impegno, la nostra professionalità, proprio nella speranza di poter ricominciare a ricostruire qualcosa di importante per il paese. Questa è l'idea di fondo che ci ha mosso a costituire il movimento. Eppure ci sono tanti partiti, non vi riconoscete in nessuno di questi partiti, quindi. Assolutamente no, non ci riconosciamo in nessuno di questi partiti, ma questa è anche una domanda che trova risposta oggi su tutti i quotidiani dei giornali, anche alla luce della recente tornata elettorale amministrativa, cioè il partito dell'astensionismo ha raggiunto cifre colossali, a Roma se non sbaglio si è toccato il 46%, una percentuale mai vista. Evidentemente lo schema politico nel senso partitico è saltato, quindi c'è una grande voglia di rinnovamento, c'è una grande voglia di fare, però le persone non si ritrovano più negli schieramenti tradizionali, mentre invece abbiamo visto che c'è una grande tensione, una grande attenzione verso i movimenti che vengono visti come qualcosa di più snello, di più trasparente. Chi può far parte di questa associazione? Chi sono? Persone di quale stato sociale? Oppure è trasversale, aperto a tutti, non si deve essere collocati politicamente? Diciamo la politica del fare in qualche modo. Sì, assolutamente. Noi non abbiamo pregiudizi di sorta, non è un movimento elitario, è un movimento popolare, anzi. L'obiettivo che noi ci siamo posti è quello di diventare un grande movimento popolare, ovviamente con i tempi giusti, e possono aderire assolutamente tutti, cioè non c'è una differenza di status. L'importante è che condividano i punti essenziali del nostro movimento, i punti essenziali che abbiamo espresso nello statuto e nel manifesto che sono sul nostro sito. Da quel punto di vista la partecipazione è assolutamente aperta a tutti, nessun problema. Allora, cerchiamo di capire meglio quali sono i punti principali di questo movimento, perché ogni formazione ha un suo manifesto. Ecco, come dicevo, il nostro manifesto è pubblicato in modo integrale sul sito che è www.reteitalianademocratica.it. L'abbiamo messo in modo integrale, alcuni fanno solo uno stralcio, proprio perché io penso che un manifesto debba essere letto nella sua interezza. Però per non eludere la domanda, le rispondo in modo concreto. Noi alcuni punti fondamentali su cui vogliamo batterci sono innanzitutto il tema del lavoro, perché ormai nessun movimento politico o nessun partito politico può eludere questo problema, è un problema assolutamente importante. Ma un elemento che anche ci vuole distinguere è quello dell'apporto etico che bisogna mettere nella gestione della cosa pubblica, cioè non si può parlare della questione Trasparenza. morale, esatto, solo a ridosso di uno scandalo. Pensiamo che chi fa politica, chi si impegna nella sfera sociale e culturale del paese, debba far sì che la questione etica sia una questione prioritaria.
Altri punti per noi importanti sono anche quello, il tema della meritocrazia, il tema della questione giovanile, che sono molto collegati. Cioè, noi abbiamo visto diversi giovani molto preparati, molto bravi, che hanno iniziato una sorta di nuova migrazione intellettuale, cioè si spostano verso i paesi, esatto, del nord Europa. È importante che questa gente, queste persone rimangano in Italia. Noi dobbiamo mettere in campo tutti gli strumenti per fare in modo che rimangano da noi. Non a caso, in tutti i ranking mondiali, dalla medicina alla nuova tecnologia, eccetera, gli italiani primeggiano. Allora è veramente uno spreco, a mio avviso, far sì che questi ragazzi vadano via dal nostro paese. Lei è al polso della situazione, perché poi è anche professore universitario, quindi li ascolta i giovani? Assolutamente. C'è malumore? Assolutamente, li ascoltiamo, non sono professore universitario, sono direttore esecutivo di un'università, li ascolto molto e penso che loro hanno questa grande voglia di rivincita, cioè loro non vorrebbero andare via dal loro paese, perché lo fanno a volte a malincuore, lo fanno perché evidentemente non trovano all'interno dei confini nazionali quella possibilità reale di esprimere il loro talento, di esprimere il loro merito. Noi bisogna iniziare a investire sul merito di questi ragazzi, perché sono ragazzi eccezionali. Non è vero che sono tutti dei buoni a nulla o dei mammoni. Sono ragazzi veramente in gamba e bisogna dargli la possibilità di esprimersi. Io sono convinto che se si fa realmente una politica giovanile, io penso che questo paese esplode, perché oltre al patrimonio artistico, archeologico che abbiamo, le persone è un nostro asset fondamentale. Il movimento di Grillo si sta sgonfiando progressivamente, lo vediamo appunto dai dati elettorali. Come mai? Perché ha raccolto inizialmente il malumore? O è stato un segnale quello di Grillo, della gente, da voler mandare appunto alla politica per far capire basta, basta con la vecchia politica? Io personalmente, ma penso di poter parlare a nome di tutto il movimento, abbiamo un grande rispetto del Movimento 5 Stelle, perché noi, come anche loro già l'hanno fatto, perché sono già una forza parlamentare presente in Parlamento, noi siamo appena nati, diciamo così, ma noi abbiamo sentito l'esigenza forte di raccogliere la sfida di far sì che le persone normali si possano approcciare alla politica, si possano avvicinare alla politica. Loro hanno avuto questo grande merito, hanno rotto questo cliché di vedere la politica come qualcosa di inarrivabile, come qualcosa che fosse... La casta. Esatto, solamente accessibile a pochi. Quindi da questo punto di vista hanno un grande merito. Evidentemente adesso un pochino si sta sgonfiando, però io penso che il dato amministrativo non sia ancora un dato valido. Cioè bisogna aspettare le prossime politiche o eventualmente le prossime europee per capire se veramente il fenomeno del Movimento 5 Stelle è un fenomeno che continua a crescere o è un fenomeno che sta scendendo. Io penso che bisogna avere un equilibrio e equiparare le politiche alle politiche. Il dato amministrativo è sempre un dato un po' asettico, dove loro scontano anche la mancanza di esperienza. Quindi io non andrei, a differenza di altri analisti, non direi che Grillo sta perdendo voti. Cioè, sì, tecnicamente, ma a larga scala aspetterei la prossima tornata politica. Forse da un attento osservatore sembra che Grillo dia delle indicazioni verticistiche verso la base, ascolti la base, ma forse falsamente ascolta la base, e poi dà delle indicazioni verticistiche dall'alto verso il basso, e per questo forse prende meno, comincia ad avere meno seguito. E un'altra cosa, forse anche il discorso che in Parlamento sono andate persone che forse erano incompetenti, nel senso che comunque almeno i minimi bisogna averli, saperli. Forse anche questo è qualcosa che non sta funzionando, si litiga molto. Sì, io... Voi invece cercate di selezionare, diciamo, una classe dirigente, politica in qualche modo, senza togliere a niente a nessuno, lasciare nessuno fuori, ovviamente. Assolutamente sì. Io francamente non saprei dire se la struttura del Movimento 5 Stelle sia o meno verticistica. Questa bisognerebbe chiederlo a qualcuno dei militanti, no? Perché loro vivono la vita associativa del movimento e hanno il posto, certo, della situazione. Sicuramente io penso che sia importante dialogare con tutti, cioè esattamente come stiamo facendo noi due adesso, cioè dialogare con la stampa, con i giornalisti, non avere paura, perché sono convinto che dal dialogo possa sempre venire fuori un arricchimento reciproco, anche con chi non la pensa come te. Sul discorso della classe dirigente, noi stiamo puntando molto su quelle che abbiamo chiamato PTE, che è una scuola di formazione, e l'acronimo PTE sta per politica, tecnica ed etica.
Pensiamo che da un lato tutti devono avere la partecipazione, la possibilità di partecipare alla vita politica, assolutamente, certo. Così stabilisce la nostra Costituzione. Però penso che sia anche importante essere professionali e non professionisti della politica, esatto. Cioè non si può amministrare un comune, non si può fare l'assessorato al bilancio non distinguendo un conto economico da uno stato patrimoniale, però questa è una nostra condizione, quindi noi vorremmo che almeno i nostri quadri dirigenti fossero formati e stiamo lavorando per questo. Le associazioni possono essere utili alla rinascita culturale di questo paese? Assolutamente sì, io penso che questo dei nuovi movimenti, delle nuove associazioni che stanno nascendo può portare nuova linfa. Difatti come Rete Italiana Democratica noi abbiamo l'ambizione e anche l'auspicio di diventare un polo di aggregazione di altre persone, di altri enti, di altre associazioni che ovviamente abbiano il nostro stesso DNA e che da questo punto di vista si possa creare un grande movimento popolare. Anche per dare veramente, riprendere il concetto del bene comune, perché è uno slogan molto usato in molte campagne elettorali, sì, anche così. Però in realtà bisognerebbe riflettere su quello che c'è dietro il bene comune. Il bene comune è qualcosa di veramente bello se si riuscisse a mettere in pratica, perché tutti sarebbero più felici. Qual è lo sbaglio che ha fatto la politica, diciamo, fino ad oggi? Quello di non coinvolgere direttamente la gente, perché fino a un certo punto la tanto odiata o comunque criticata prima Repubblica per inizialmente ascoltava il popolo e la gente, poi piano piano si è formata questa casta, diciamo elitaria, che non ascolta più il popolo. Invece il popolo reclama, la gente vuole. Sì, oggi prima di venire qui stavo parlando con un collega, stavamo proprio leggendo i dati dell'astensionismo, come dicevo prima. Questo è un fenomeno molto importante perché, se non sbaglio, si parla di qualcosa a livello nazionale come 11 milioni di persone che non sono andate a votare, cioè è forse il primo partito relativo. Io penso che la politica si debba interrogare profondamente su questo, cioè come mai i partiti politici, che come lei diceva prima sono tanti, non riescono più a rappresentare 11 milioni di persone. Penso che un'analisi su questo vada fatta. Io sono anche convinto che la stanno già facendo e io, per quanto mi riguarda, con le persone che fanno parte del movimento ci stiamo già ragionando. Sicuramente quello che si è notato è un forte scollamento tra la politica e la vita normale, ordinaria delle persone, e in questo anche la casta, come la definiva lei prima, e tutti gli scandali che sono usciti fuori negli ultimi tempi non hanno aiutato. Perché da un punto di vista bisogna anche ricostituire il senso civico, sia nelle persone, che sono persone normali, che quindi vivono la politica come fruitori di servizi, sia da parte di coloro che fanno politica. Di tanta gente. La politica deve servire ai cittadini, altrimenti non ha senso. Di tanta gente che oramai non arriva più, non all'ultima settimana, ma neanche alla seconda settimana, perché c'è veramente grande difficoltà per mancanza di lavoro. Perché dovrebbe la gente decidere di aderire alla vostra associazione? Io sono convinto che se le persone normali, ordinarie, le persone della società civile a cui noi ci rivolgiamo si aderiscono al movimento Rete Italiana Democratica, penso che innanzitutto possono avere la possibilità, l'opportunità di fare qualcosa di concreto, qualcosa di reale. Noi ci stiamo organizzando da questo punto di vista, è uno dei motti che stiamo lanciando in tutti i consigli direttivi che facciamo, è quello del fare, cioè basta chiacchiere, basta slogan, cioè facciamo poche cose, 4-5, ma fatte da A alla Z. Quindi io penso che chi si associa al nostro movimento, chi aderisce al nostro movimento, sicuramente avrà una vita attiva, cioè avrà la possibilità di dire qualcosa di concreto. Non sarà un numero, perché per noi vengono prima le persone e dopo i numeri. Allora, diciamo che facciamo tutto di tutta la puntata e diciamo che i cittadini non possono rimanere a casa, ma devono partecipare attivamente alla vita politica, che siano contrari o a favore. Quindi, perché no? Anche associarsi. Ringraziamo Grazie Sergio Lestito per essere stato qui con noi e vi ringraziamo per averci seguito. Grazie a lei per la disponibilità.